Buongiorno a tutti, sono Cristina Piano, farmacista nella farmacia San Trovaso. Oggi vi daremo 10 consigli per prenderci cura dei nostri capelli. Il primo consiglio è quello di massaggiare. Diamo per scontato questo meccanismo, in realtà lo facciamo un po' inconsciamente quando spazzoliamo, laviamo o tamponiamo i capelli. Noi vi consigliamo eventualmente anche a tempo perso di andare proprio a massaggiare, quasi a spostare il cuoio capelluto. Tutto questo va ad aumentare la circolazione nel cuoio capelluto e quindi a portare minerali e vitamine che sono essenziali per la crescita e il benessere proprio dei capelli. Il secondo consiglio che vi diamo è quello di non lavarli né troppo di frequente né troppo di rado. Normalmente si consigliano 2-3 shampoo alla settimana. Tutto questo ovviamente dipende dalla tipologia del cuoio capelluto, ma lavarli troppo di frequente può sfibrarli e ovviamente rovinarli. Troppo di rado fa accumulare eccessiva sebo nel cuoio capelluto e quindi ovviamente li appesantisce e occlude sempre la circolazione. Terzo consiglio è quello di scegliere lo shampoo più adatto. Lo shampoo ovviamente vi consigliamo di scegliere quelli che vanno meglio per il vostro capello e in quel caso vi possiamo aiutare noi con un consiglio mirato e con un'analisi dettagliata del capello e del cuoio capelluto, e vi consigliamo ovviamente di scegliere quelli più adatti ovviamente a voi. Il quarto consiglio è quello di non utilizzare un'eccessiva quantità di shampoo. Vi basterà poco prodotto se andate a scegliere i prodotti più concentrati e quindi anche più performanti. Di conseguenza andate proprio a utilizzare una quantità necessaria semplicemente per andare a lavare il cuoio capelluto. Tutto quello che andrà a creare schiuma, per quanto piacevole sia, è tutto prodotto che viene sprecato. Di conseguenza non andate a sprecare e ovviamente a utilizzare un eccesso. Il quinto consiglio è quello di utilizzare degli shampoo ovviamente consigliati per il vostro cuoio capelluto e quando lo utilizziamo diciamo applicarlo solamente sul cuoio capelluto. Tralasciamo le punte, nel senso che la parte vitale del capello è proprio quella attaccata al cuoio capelluto. Di conseguenza, se utilizziamo la piccola quantità di shampoo solamente su quella zona, andiamo ovviamente a fare un ottimo lavaggio e sarà sufficiente sciacquare e lavare via il prodotto per andare a detergere anche le punte. Sesto consiglio, sulle punte, quindi sulle lunghezze, andiamo invece ad agire su quelli che possono essere i benefici di balsami, maschere o prodotti a risciacquo. Settimo consiglio è quello di risciacquare bene. Quando andate a risciacquare bene, andate ad eliminare tutto quello che può appesantire il cuoio capelluto e di conseguenza lasciare poi delle tracce che andranno a sporcarlo molto più velocemente. Di conseguenza sarà importante che quando andate a risciacquare andiate proprio ad eliminare completamente tutte le tracce presenti. L'ottavo consiglio è quello del numero delle passate da fare per il lavaggio. Il primo che dovete fare è quello un po' più rapido per andare semplicemente a togliere lo sporco grossolano. Il secondo, soprattutto ovviamente su prodotti trattanti da utilizzare, lo lasciate in posa qualche minuto in più e dopodiché risciacquate come al solito. Nono consiglio è quello di andare a proteggere i capelli dal sole, soprattutto nelle stagioni un pochettino più calde, dove il sole tende ovviamente a rovinare anche la fibra del capello, così come la pelle il cuoio capelluto va protetto. Decimo consiglio, una dieta sana ed equilibrata andrà sicuramente a dare beneficio alla crescita dei vostri capelli e qualche integratore ovviamente andrà a supportare quello che l'alimentazione non può fare. Continuate a seguirci, ci vediamo per il prossimo video.